Dottoressa Rita Di Somma, direttrice della Biblioteca Civica di Pietra Ligure, penso che sia un po' il sogno e il traguardo di ogni persona che si occupa di cultura avere una figura di peso storico-letterario come Bruna Bianco, ospite di questi locali. Un bilancio di questa esperienza? Innanzitutto grazie per la domanda perché mi è molto gradita, nel senso che interpreta proprio quello che avrei detto senza che lei me l'avesse chiesto. È stato, diciamo, un colpo di fulmine, intanto come tra due persone, nel senso che tra di noi, ecco, la nostra conoscenza è avvenuta così. Una persona mi ha solo detto che Bruna Bianco abitava a Pietra Ligure ed è una persona a noi cara, cioè sia a me che a Bruna è una persona molto cara, che è Giuseppe Conte, un altro grande poeta. E appena ho avuto il suo recapito, è stato così spontaneo da parte mia cercarla subito e mi ha stupito moltissimo la sua reazione. Non mi conosceva, insomma, in effetti io mi sono solo presentata come la responsabile della biblioteca di Pietra Ligure e mi ha subito dato del tu e mi ha fatto sentire a mio agio, nel senso ho capito che persona istintivamente, nel senso come sensibilità, ho capito chi c'era dall'altra parte del telefono e questa cosa poi mi è stata confermata a maggior ragione dal suo invito, ha detto testuali parole: sono appena arrivata dal Brasile, vieni a casa, ci prendiamo un caffè. Io stavo uscendo proprio dal lavoro e sono corsa a conoscerla e ha avuto un'accoglienza nei miei confronti calda, come è lei di persona, una persona estremamente sensibile, ha un animo e un cuore veramente grande, non lo dico così con i soliti luoghi comuni, ma a ragion veduta, nel senso che poiché anch'io sono una donna mediterranea, sensibile, anche passionale, nel senso che nella vita metto passione in tutto quello che faccio. E ho sentito proprio che si era creata una sintonia da subito tra me e questa persona e quindi tutto ciò che poi abbiamo fatto dopo è stata un'armonia, un'orchestra veramente, nel senso che eravamo all'unisono. L'esperienza è cominciata così, ma man mano che poi insomma, conoscerla poi più profondamente ancora. E non è stata direi una sorpresa perché avevo intuito da subito la sua straordinarietà, l'apertura, il calore con cui si relaziona alle persone. E, per esempio, una cosa che abbiamo in comune, io sono del sud dell'Italia e lei probabilmente per il suo vissuto in Brasile ha acquisito questi modi di fare, per esempio ci si saluta col bacio da subito. E quindi anche questa cosa mi ha colpito, nel senso che mi sono ritrovata molto in lei, e questo non solo come persona, ma anche quando abbiamo approfondito l'argomento Unga. Unga è il soprannome che gli davano le persone care, tutti quelli che gli volevano bene, gli amici lo chiamavano Unga, e quindi anche Bianca sicuramente. Il nomignolo che noi possiamo conoscere, poi gli altri magari saranno stati segreti, è Unga. La villa appunto di cui parlava poc'anzi, insomma, che probabilmente diventerà museo, è stata intitolata proprio a lui, quindi si chiama Villa Unga. Quindi quando abbiamo cominciato anche a parlare dell'amore, perché tutto ciò che è stata l'esperienza vissuta da Bruna con Ungaretti, con il grande Ungaretti, con il nostro poeta Giuseppe Ungaretti, si può sintetizzare in un'unica parola: amore con la A maiuscola. Amore che racchiude sensibilità, moto dell'anima, sentimenti forti espressi con parole semplici, che è la cosa più difficile. E anche la poesia, in effetti, non è ricerca della parola. Nasce di getto nell'animo della persona. Poi è normale che perché possa essere, insomma, corretta, perché possa arrivare soprattutto, insomma, agli studenti, a coloro che poi
godranno di queste, di questa passione dell'animo, la chiamerei io, va anche rivista in un certo senso, però io credo che la poesia è quello, proprio l'esprimere ciò che si è dentro, è già poesia di per sé, per quanto mi riguarda. E penso che tutto quello che ha vissuto Bruna con Ungaretti sia stato un continuo oscillare di vibrazioni, di passione, di emozioni forti, ma anche qualcosa di, che aveva di qualcosa quasi di mistico, di sovrannaturale, di quello che possiamo chiamare l'estasi, ma l'estasi in un senso ancora più profondo. Chi ha vissuto l'amore e sa che cosa significa anche uno sfioramento, una carezza, anche un semplice cingerti la vita, così come è successo a loro due, no? Non appena lei si congedava da lui, lui l'ha accompagnata cingendole la vita, e questo ha creato, ha messo in moto tutto ciò che possiamo dire sono le vibrazioni del nostro corpo. E sicuramente non era qualcosa di solo fisico, ma ha toccato anche il cuore, altre corde, diciamo, della persona. Da lì è nato il tutto. Mi sento di dire che la cosa più bella che ho potuto sperimentare in questa esperienza, al di là della presenza di una persona che ha avuto questa grandissima fortuna di conoscere Ungaretti, è il messaggio che entrambe abbiamo sentito poi di trasmettere anche ai giovani quando abbiamo visitato le scuole, che era proprio quello di ritrovare, o non so, perché non conosco profondamente i giovani e quindi non so loro come vivono l'amore, come vivono le relazioni d'amore, i rapporti di coppia, però ho sentito che il messaggio che dovevamo far arrivare ai giovani era proprio questo: ritroviamo la sensibilità a pelle, ritroviamo la delicatezza dell'amore, ritroviamo ciò che è la cosa più bella che una persona, un essere umano possa provare, che sono queste emozioni, emozioni dettate dal cuore, dettate proprio dalla nostra fisicità, che è soprattutto contatto a pelle, quello che ci dà il massimo è proprio la cosa più delicata. Penso che chi mi ascolta capirà cosa voglio dire, per cui mi sentirei di dire insieme a Bruna, perché mi ha dato tantissimo, io sintetizzo in questo, non mi dilungo, nel senso non voglio essere neanche retorica né tantomeno fare giri di parole, posso dire che questa esperienza è stato per me un arricchimento dal punto di vista umano, dal punto di vista anche culturale, perché sicuramente ho conosciuto un Ungaretti più completo, come diceva la stessa Bruna, ho conosciuto l'uomo Ungaretti, che è quello, la grandiosità viene prima da lì, perché è stato prima si è uomini e poi si diventa scrittori, poeti, quindi nella nostra letteratura e nella nostra opera, nella nostra arte, chiunque esprime arte, questa è una forma di arte, dà un tocco diverso e un significato diverso a seconda dell'uomo che c'è dietro e dell'uomo che crea. Quindi anche nel nostro piccolo, ognuno di noi può essere un artista, mettere nelle cose che facciamo passione, attenzione, delicatezza e sensibilità. Cambierebbe un po' tutto, penso, nella vita di ognuno di noi se ci soffermassimo di più su questi aspetti dell'essere umano in generale. Quindi mi sento di dire, come responsabile di una biblioteca civica, come persona che si relaziona e si interfaccia con tanti tipi di persone diverse, a cominciare dai bambini, dai giovani, dagli anziani e dalle persone adulte in generale. Chi viene in biblioteca, come sappiamo, ha bisogno di essere aiutata, di essere preso per mano, perché dentro di sé a volte non è tanto sicuro di ciò che sta cercando. Dobbiamo capirlo noi a seconda dello sguardo, dell'espressione, della persona che abbiamo davanti. Essere bibliotecari significa essere anche un po' psicologi, essere, avere molta sensibilità e cercare di intuire
che cosa la persona che c'è di fronte sta cercando, non solo dal punto di vista culturale, quindi viene a cercare un libro, ma in che cosa vuole essere aiutato nel cammino della sua vita. Sono onorata quasi di aver potuto fare questo tipo di lavoro nella mia vita, e perché ritengo sia anche, abbia un grandissimo valore anche sociale, la figura che, diciamo, professionale che interpreto e nello stesso tempo di cui sono appunto io stessa, diciamo, rappresentante, insomma, no? E quindi penso proprio che il valore di questo lavoro stia in questo, cercare di essere un filtro, un canale per accompagnare le persone in qualcosa che c'è in ognuno di noi, ma che va educato, quindi anche l'intelligenza va educata. Oggigiorno, più che mai, siamo in un'epoca in cui c'è bisogno di ritrovare la forza del pensiero, ma anche la capacità di saper usare ciò che ci è dato come dono, che è l'intelligenza, mista, diciamo, cioè di saper effettivamente usare l'intelligenza nella maniera migliore. E quindi, perché possiamo essere delle menti pensanti, dobbiamo sicuramente capire in che contesto viviamo, di che cosa c'è più bisogno, e quindi chi vive in biblioteca deve sicuramente aiutare le persone a diventare menti pensanti. Questo è uno dei principali, diciamo, scopi del nostro lavoro, attraverso logicamente le letture, visto che siamo in tema, Ungaretti in questo penso che potrebbe essere proprio un ottimo papà, nonno, insegnante dei nostri giovani, delle nuove generazioni. Quindi lo trovo attualissimo e la conoscenza profonda di Bruna veramente è stato un onore per me farla e mi ha testimoniato a maggior ragione, mi ha fatto convincere che è proprio così. Quindi dovunque tu sia, Unga, io ti do un abbraccio, ti saluto e grazie per aver fatto arrivare sul mio cammino Bruna. Detto